Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù Cristo, è lo Spirito del Figlio. Tu vuoi sapere in quale situazione sei? Non c'è bisogno che noi facciamo una consulenza personale, la possiamo anche fare. Ma già ora, ora in questo momento, lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore e so che ad alcuni sta parlando in maniera specifica e ti sta dicendo: non pensare di essere salvato, di fare tutto quello che vuoi nella tua vita e poi di essere salvato o di essere sotto il governo di Dio. Ma se entri nello Spirito, tu ricevi. Perché è Dio che dà. Cioè non è l'uomo, in questo caso non sono io a dover, è lo Spirito Santo che dà, che trasmette. E lo Spirito trasmette attraverso lo Spirito. Quindi noi dobbiamo entrare nello Spirito e dire: io voglio essere figlio di Dio. E quindi che dobbiamo fare per essere figli? Entrare nell'ordine dell'ubbidienza, dell'obbedienza. Dio sai che cosa guarda? Sai dove è la mente di Dio, il cuore di Dio? Nella qualità, nella maturità del corpo. Dove uno ha il potere di influenzare migliaia di persone. Sai chi non comprende che noi siamo corpo di Cristo? Anche ora. Chi non comprende questo? Anche chi sta ascoltando? Chi non è figlio? Chi non ha lo spirito di figlio non comprende il corpo di Cristo. Io ho capito questo. Se non sono un figlio, sono rovinato. E questo non solo vale per me, vale anche per te. Vale anche per te, che se non vivi da figlio o da figlia, diventerai uno tra i tanti. Nessuno. Nessuno. E tutti i figli hanno preso parte. Tutti quelli che sono figli hanno preso parte. Tutti quelli che tu vedi, che tu puoi dire, quello è un figlio di Dio, quello che ha preso parte alla sua disciplina. Dio vi tratta come figli, poiché qual è il figliolo che il padre non corregga? Cioè, poi lo dice a noi padri umani, no? Dice: ma voi, tu che ami tuo figlio, non lo correggi o gli fai fare tutto quello che vuoi? Io alcuni vedo che gli fanno fare quello che vogliono e io ti dico che tu non ami tuo figlio o tua figlia se gli fai fare tutto quello che vuoi. Noi dobbiamo entrare nella figliolanza, cioè nello spirito della figliolanza, per ricevere lo Spirito del Padre, cioè lo Spirito Santo. Se tu hai qualche problema ora, in questo momento, spirituale, e chiedi al Signore il perdono dei peccati, il rinnovamento nello Spirito, e poi metti in pratica quello che è scritto, cioè fai i sentieri diritti, Dio ti rimetterà, e se sei zoppo ti guarirà. Se hai problemi ti guarirà. Dice: badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Vedi? La grazia. La grazia. E quando sono battezzato, mi sono salvato, ho fatto. Se non sei nella grazia. Se sei privo della grazia. E per rimanere nella grazia, devi essere figlio. Quindi se sei così, un piede dentro, un piede fuori, un giorno sì, un giorno no, qua il Signore dice: rientra con due piedi, ravvediti delle tue opere, chiedi perdono e chiedi lo Spirito del Padre, Spirito del Figlio. Sì, figlio, sì, figlia. Dice che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia. E delle radici velenose, via! Hai da perdonare, perdona. Ti hanno fatto un torto, perdona. Ci sono alcuni che ricordano sempre il passato, sempre dei torti, e sempre quelle radici velenose escono fuori. Chi è che le fa rivivere? Chi li ricorda? E
sai perché li ricordi? Perché non hai perdonato. Quindi noi abbiamo bisogno di perdonare. Poi continua. Dice che nessuno sia fornicatore. Noi vogliamo stare nell'ordine e non essere, non assomigliare a quelli del mondo. Se ardi, sposati. Dico questo a chi non è sposato. L'Apostolo Paolo dice: se potete, state come sono io, che meglio. Però se hai problemi, sposati. Dice che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù. Cioè, profano è uno che le cose di Dio, come dire, li calpesta, li svende, dà le perle ai porci. Dice, come Esaù, ha venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie. Cioè, uno che ha profanato la sacralità di Dio, cioè che non ha compreso bene la primogenitura. È come quello che è stato chiamato e si è voltato indietro. Chi ha messo mano all'arato e si è voltato indietro non è degno della chiamata. Dice, poiché voi sapete che anche quando più tardi volle eredare la benedizione fu respinto. Noi non sappiamo, qua dice che non è che il Signore perdona in eterno. Sto leggendo male? O è sbagliato quello che ho letto? Qua dice che il perdono di Dio non è per sempre. Non è per sempre. Alcuni passi è scritto, dice, se tu puoi udire questa parola, vuol dire finché la puoi udire, quando non la odi più, vuol dire che non è per sempre, dice qua. Qua dice che Esaù, punto, non poté pentirsi. Era finito il suo tempo di grazia. La grazia, se uno se la vende, la svende, non è detto che Dio ti fa rientrare nella grazia. Non è detto che dopo lo hai calpestato, lo hai tradito. Non è detto, c'è un limite. Ma io ti dico che se tu puoi ancora ascoltare questa parola, vuol dire che il Signore, tu sei nella grazia, nel tempo della grazia, e quindi sei nel tempo del ravvedimento. Se tu puoi ascoltare questo, vuol dire che sei ancora nel tempo, non sei nel tempo del giudizio. Arriverà il tempo che non ci sarà più tempo per la grazia.